si è dovuto sopportare anche lui tutti i dispetti e le malefatte che riserviamo ai rugged phone, quegli smartphone che hanno una missione precisa, quella di resistere agli utilizzi più sconsiderati, più difficili di qualsiasi tipo di utente, debba essere una persona che lavora in un cantiere, chi fa dell'attività sportiva particolare o anche chi semplicemente fa davvero poca attenzione nella cura del proprio smartphone. Oggi parliamo di Comu X1, un rugged phone, come vi dicevo, uno smartphone che ci è piaciuto da provare. Ora vi racconto perché e, come vi dicevo pochi istanti fa, che abbiamo sottoposto una serie di test, vogliamo chiamarli così, di resistenza per vedere quali fosse il suo limite nell'utilizzo quotidiano, un limite che non siamo riusciti a superare, per fortuna, perché ci piange il cuore a dover eseguire alcuni test di resistenza, ma il risultato è che il nostro Comu X1 funziona perfettamente e porta soltanto qualche piccolo segno di battaglia qui nella parte delle plastiche. Sono Ivan Paparella, vi do il ben ritrovato sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Andiamo a raccontare allora quali sono le specifiche di questo nuovo Comu X1. Magari cerco di andare un pochino più rapidamente per ciò che riguarda le specifiche tecniche, per concentrarci magari un po' di più su ciò che è realmente interessante di questo smartphone, cioè il suo livello di resistenza. Avete visto nell'intro a questo video alcuni frammenti di alcune prove cui abbiamo sottoposto il nuovo X1. Lo abbiamo lanciato per terra su superfici ruvide, l'abbiamo lanciato nel fango, nel prato, l'abbiamo immerso in acqua, gli abbiamo fatto una serie di dispetti, io li chiamo proprio così, per vedere e assaggiare la sua resistenza. Scusatemi, partiamo allora con la descrizione. Al solito analizziamo il display, che è un pannello IPS con diagonale da 4,7 pollici, risoluzione HD 1280x720 pixel. Un display che, oltre a manifestare delle buone performance nella riproduzione dei colori e dei contenuti, è protetto da una lastra di Gorilla Glass di terza generazione, che, come potete vedere da voi, ha protetto senza problemi il display e funziona alla perfezione. Vedete che si riesce a interagire nonostante appunto tutti i test a cui l'abbiamo sottoposto. Nella parte superiore abbiamo anche una fotocamera frontale, tutti i sensori di prossimità e di luminosità. Nella parte inferiore i tasti dialogo con il sistema operativo, che è Android 6 nella sua, in una versione stock. Il livello di personalizzazione consiste sostanzialmente nell'aver ridisegnato la grafica del pulsante di accesso alle applicazioni, ma poi il sistema è estremamente leggero, con qualche ritocco qua e là, ma è una versione praticamente stock. La capsula auricolare ha una prestazione un po' in chiaroscuro, perché il volume è abbastanza buono, ma c'è una leggera inflessione metallica che credo sia dovuta al livello di protezione che è stata riservata alle membrane, quindi per non farla bagnare in diverse situazioni appare leggermente metallico. Continuando con la descrizione fisica, possiamo apprezzare questa sequenza di parti metalliche, di queste parti plastiche gommose estremamente resistenti, che oltretutto regalano un grip eccezionale. Come potete vedere ci sono anche queste parti di rinforzo, ma soprattutto alcuni dettagli sui quali mi voglio soffermare. Vedete che ci sono questi tappi di gomma, qui c'è il connettore per le cuffie e sotto c'è il connettore micro USB, sono addirittura avvitati sulla scocca. Anzi, vi faccio vedere che troverete questa bustina nella scatola con due diversi cacciaviti e anche dei tappi sostitutivi con addirittura delle diverse viti per poterli cambiare se magari dopo un po' di periodo che li utilizzate tendono ad acquisire gioco o a rovinarsi, li potete cambiare. Non solo, nella parte posteriore c'è anche questo coperchio che va completamente svitato, che ospita le due SIM e l'espansione di memoria. C'è anche una membrana, una guarnizione più che una membrana di gomma nella parte inferiore, che va proprio a creare una sorta di tenuta stagna dopo aver richiuso il coperchio. Ne approfitto per segnalarvi che sul sito istituzionale di Comu ho trovato un'informazione leggermente discordante dalla realtà dell'esemplare che abbiamo in prova. Il telefono è un dual SIM con l'espansione di memoria a parte, invece sul sito ho trovato che la seconda SIM è condivisa con la micro SD. In realtà, come vi dicevo, abbiamo un doppio slot autentico per le SIM e per la micro SD. Vi faccio vedere che abbiamo in questo momento due gestori, lo vedete qui dall'indicatore di campo, e se andiamo a vedere anche la parte di
archiviazione USB, ci dice addirittura la marca della SD che abbiamo inserito nello smartphone. Possiamo anche decidere di far diventare la scheda micro SD una parte, cioè che venga vista come un disco di scrittura anche per le nuove applicazioni, quindi come una parte della memoria interna, non solo come uno spazio di archiviazione. È comunque, posto che sia un errore, direi che l'esemplare che abbiamo in prova migliora assolutamente questo tipo di considerazione. Continuiamo però a descrivere anche quali sono le altre caratteristiche fisiche di questo nuovo Comu X1. Pulsante di controllo del volume con una finitura davvero molto molto piacevole, e qui c'è il pulsante di accensione. Sul profilo di sinistra troviamo questo pulsante che ci permette anche di lanciare rapidamente l'applicazione della fotocamera. Questo che attiva la funzione di walkie-talkie, possiamo utilizzare lo smartphone come un vecchio walkie-talkie di una volta, ma soprattutto c'è il pulsante SOS, un pulsante che se lungamente premuto ci permette di lanciare un messaggio di aiuto a dei nostri contatti o di chiamare una lista di nostri contatti. Considerando il probabile utilizzo di questo smartphone, è una funzione davvero estremamente estremamente interessante. Nella parte posteriore abbiamo anche una fotocamera con un sensore da 8 megapixel con autofocus, flash LED e full HD per le riprese video. Troverete nel menu della fotocamera anche la risoluzione 13 megapixel, ma ci si arriva con una interpolazione, quindi con un leggero decadimento delle qualità dell'immagine. Cosa molto importante, batteria da 4500 mAh. Questo Comu X1 è in grado, con un utilizzo anche abbastanza intenso, di coprire 2 giorni di lavoro, fattore davvero non secondario per uno smartphone di questo tipo, perché magari se qualcuno se lo porta vogliamo dire sul cucuzzolo di una montagna per fare una scalata o qualcosa, può davvero avere un'autonomia importante. Si riesce secondo me a fare anche qualche cosa in più. I 2 giorni sono relativi davvero a un utilizzo piuttosto importante del dispositivo. Andiamo a vedere molto velocemente il sistema operativo, che come vi dicevo è una distribuzione stock di Android, su cui potete notare anche che ci sono delle piccole aggiunte, come ad esempio la funzione di turbo download per massimizzare lo scarico dei dati, la gestione sempre molto ben fatta della doppia SIM. Su questo nuovo Comu troviamo anche il chip NFC, sempre estremamente estremamente comodo. La funzione Glove Mode, opportuna sicuramente su un prodotto di questo tipo, che ci permette di interagire con il display anche con i guanti. Qui c'è la funzione Touch and Pay, naturalmente grazie al NFC, e anche la possibilità di personalizzare il tasto SOS, come vi dicevo prima, per inviare dei messaggi di aiuto o chiamare addirittura dei contatti. Ci sono anche delle gesture integrate, come ad esempio il doppio tap, una serie di altri gesti sul display per lanciare ad esempio la fotocamera. Sono delle funzionalità con le quali non mi trovo mai in grande sintonia, però vi segnalo che ci sono, credo che sia un po' un difetto mio. Eseguiamo una telefonata, vediamo se è rimasto qualcosa in memoria poco fa. Sì, 190 di Vodafone, e attiviamo il viva voce. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone, i nostri consulenti sono a tua disposizione. Allora, la parte telefonica è assolutamente affidabile, nonostante una sovrastruttura così articolata e così complessa, le antenne non hanno nessun problema nel ricevere e ritrasmettere il segnale, quindi si originano chiamate senza il minimo problema. Mi ha davvero stupito l'efficacia del vivo voce, non tanto per la qualità, che anche in questo caso appare un filino metallica, ma per il volume. Probabilmente grazie a una disponibilità di spazio importante, il volume appare sempre molto alto, e anche se posizionata sulla parte posteriore dello smartphone, pure quando si poggia lo smartphone su superfici piane come in questo momento, si ha la sensazione di un abbassamento del volume davvero estremamente estremamente modesto. Troverete il browser stock di Android integrato. Io vi suggerisco magari di installare anche Chrome, io lo preferisco sempre. Direi che tutto sommato le prestazioni sono assolutamente buone anche con questo browser, parlo di gusto personale.
preferisco complessivamente Chrome nel suo funzionamento. Andiamo a vedere molto velocemente anche AnTuTu Benchmark, giusto per fare l'elenco anche delle specifiche tecniche. Vedete che la distribuzione di Android è la 6.0, il processore è un quad core di MediaTek MT6737 che può girare fino a 1,5 GHz assistito da 2 GB di memoria RAM, da una GPU, una Mali T720 e da 16 GB di memoria integrati. Come vi dicevo poco fa, potete anche espanderli con supporti micro SD, al massimo anche la connettività Wi-Fi, Bluetooth, un ottimo GPS e c'è anche il servizio LTE sulle SIM. Ovviamente c'è anche l'NFC, ma vi avevo già fatto cenno poco fa. Come potete vedere, c'è la personalizzazione del pulsantino di accesso alle applicazioni, poi il resto è sostanzialmente Android, vogliamo dire nudo e crudo, ma sono scelte che a me piacciono molto perché il sistema risulta sempre molto leggero anche in presenza di hardware non potentissimi. Andiamo a vedere anche in ultimo la fotocamera, che certamente non fa parte delle cose più importanti di un dispositivo come questo, ma in realtà tutto sommato ha delle prestazioni abbastanza interessanti. Una velocità di messa a fuoco abbastanza buona, e direi che anche in situazioni di questo tipo, dove abbiamo una sorgente di luce abbastanza importante, se la cava piuttosto bene. Direi meglio la seconda foto come messa a fuoco della prima. C'è anche una discreta resa della parte video in Full HD, e anche queste foto scattate completamente all'oscuro non sono davvero niente male. Pure la gestione del controluce non è malvagia. Stiamo provando anche un fratellino, il Comu K60, a breve eseguiremo anche quella recensione. Direi che anche soprattutto all'aperto la resa della fotocamera è assolutamente interessante. Come ovvio che sia, c'è un leggero decadimento delle prestazioni quando cala la luce. In definitiva, uno smartphone che va può essere analizzato da due punti di vista. Se lo valutiamo come un normale smartphone, ha delle prestazioni intermedie, non si lascia pregare a eseguire qualsiasi tipo di operazione, ma ha una resa assolutamente nella norma, dove invece sfodera gli artigli e nella sua capacità di essere un partner di lavoro, di divertimento incredibile, perché non vi dovete curare dell'utilizzo che ne fate, potete farlo cascare per terra, alla certificazione IP68, ma al di là dei numeri noi abbiamo provato davvero a fargliene un po' di tutti i colori e resiste in praticamente tutte le circostanze. Vado a memoria, credo di non sbagliare, a un livello di resistenza fino a meno 15 gradi e fino a più 55 gradi, quindi c'è una capacità di sopravvivere anche delle escursioni termiche davvero notevoli. Può resistere anche a cadute accidentali o non accidentali, l'avete visto, l'abbiamo immerso in acqua, insomma è qui con noi e lo riusciamo a utilizzare senza il minimo problema. Il prezzo è fissato intorno ai 250 euro, quindi uno smartphone che a fronte anche di prestazioni piuttosto interessanti, pur se orientate in una certa direzione, ha un costo piuttosto equilibrato. Ci fermiamo qui per il video del nuovo Comu X1 e vi prometto non gli faccio più nessun dispetto. Un saluto da Ivan.